bentornati sul mio canale e bentornate anche all'interno di quella che è la seconda puntata di questa rubrica ideata qualche giorno fa, tenuta registrata e colloquiata tassativamente al chiuso. Siamo in effetti nel mio studio di Viareggio e ho deciso di invitare qui delle persone che mi stanno particolarmente care, persone che stimo. Il veicolo della conversazione sono sempre le piante, le tradizioni e l'ambiente. Ma poi ci sono tanti altri argomenti che queste sono in grado di veicolare, di tenere insieme. Di tenere insieme, ad esempio, gli interessi che abbiamo in comune, che non è soltanto l'interesse della grande amicizia, della stima, ma anche appunto l'interesse delle piante. E ho il piacere perciò stasera di avere qui con me Giorgio Tofani, medico benabbino che conosco da tanto tempo. Benabbino Doc. Benabbino Doc. Allora, noi ci conosciamo veramente ormai da qualche anno. Sì, saranno circa, penso, 5 anni. La prima volta ci siamo conosciuti a Castelnuovo, alla Selvaggia. Era, mi sembra, la prima edizione di Selvaggia a Castelnuovo. Io mi trovavo lì come appassionato di piante a vedere questa manifestazione e ebbi la fortuna di incontrare, sentivo sotto loggiato, cominciai a sentir parlare un certo Marco Pardini che io non conoscevo e devo dire che da quel momento è scoccata in me una scintilla che ha provocato un incendio, cioè dentro di me c'era un seme nascosto che ancora non germogliava, e quello della passione per le piante, per la natura in genere, e tu me l'hai fatto riesplodere. Io ti ringrazio per questa piacevole responsabilità. Vedi, la cosa interessante, io credo, per chi ci sta ascoltando in questo momento, chiedo scusa tra l'altro se alternerò sguardi verso la camera ma anche verso l'ospite ovviamente, dicevo, il discorso fondamentale è che nella vita io ho scelto di fare il naturopata, che potrebbe sembrare una sorta di medicina alternativa, e so che molti di voi la definiscono proprio in questo modo, mentre io ho sempre cercato di promulgare l'idea che anche le cure dolci e non invasive possano essere semmai complementari dell'unica grande medicina. La medicina in fondo è una, è l'attitudine di avere come obiettivo il benessere del paziente. Però il fatto che una persona come Giorgio, che nella vita ha fatto il medico credo di famiglia, e ha esercitato a Bagni di Lucca, zone limitrofe. Ho esercitato a Bagni di Lucca per 35-36 anni circa. Ecco, il fatto di poter parlare di una passione comune che è quella delle erbe medicinali con un medico, lo trovo veramente prezioso e spero che dall'altra parte le persone si arricchiscano anche di queste nostre conversazioni, perché non so quello che è il tuo pensiero riguardo, no? Anche se poi frequentandoci qualcosa capisco, certo, ci siamo anche detti qualche parola. Io non ho mai pensato, forse sarò stato fortunato, io non ho incontrato medici che siano stati a prescindere chiusi sul, mentalmente sto parlando, sull'approccio medicinale riguardo la natura, le piante, gli oligoelementi. L'importante è che dall'altra parte non ci sia un fanatico. Certo, tu come l'hai vissuta questa esperienza? No, io nella mia esperienza di medico di famiglia devo dire che avevo avuto modo tante volte di avvicinare delle persone anziane in questi paesini che mi trasmettevano dei principi rudimentali, per esempio il famoso trittico della nonna, ortica, varietale e malva, gamberossa e malva, questo me l'avevano già spiegato e poi l'ho sentito dire già da quel dì. E quindi ho cominciato a interessarmi piano piano perché sentivo queste persone anziane che mi trasmettevano qualcosa che in cui loro credevano. E proprio lo facevano regolarmente questi sistemi rudimentali. E quindi mi sono piano piano appassionato, però devo dire che fino a che non ho conosciuto te, io non ero proprio un grande appassionato, non mi dedicavo ancora a pieno. Ti ripeto, era come un seme che stava germogliando e tu me l'hai fatto riesplodere. Io avevo già nella mia vita di professionale avevo già degli hobby proprio naturalistici che dopo ho capito che mi avvicinavano poi a questo grande exploit, e questi hobby erano gli innesti delle piante. Io ho fatto degli innesti, addirittura una pianta ce n'è stata anche 7, 8, anche 10 piante sopra di qualità diverse, per cui era spettacolare vedere una pianta che aveva un frutto così, uno rosso, uno maturo, un acerbo.
E poi ho avuto anche la passione degli agrumi, la grande passione è cominciata con gli agrumi. Gli agrumi, si è avvicinato al mondo naturale, sì, come un contadino. Sì, sì, avevo questa passione degli agrumi, cominciai con una conca, poi 2 conche, 10 conche, sono arrivato a 60 conche di agrumi, e per cui poi mi sono piano piano ho fermato perché mi occupava troppo tempo. Quando ho conosciuto te invece è esploso la bellezza della natura a livello floreale, a livello proprio di germogli, mi ha insegnato tante cose e di questo ti ringrazio. E poi la mia passione è esplosa con te, però dopo che ho conosciuto te io faccio ancora parte di un gruppo trekking, sì, siamo sì, andati in Dolomiti, in alta montagna più di una volta, e piano piano all'inizio ero proprio ignaro, ero profano dei nomi anche latini della nomenclatura di Linneo, per cui piano piano poi ho imparato, ho avuto sete e fame di conoscere. Ho conosciuto prima, vedevo un fiore, dico, come io non lo devo conoscere questo fiore, da 1, poi 2, poi 3, poi 4, poi 5, e ora sono arrivato a un buon livello. Però devo dire che mi sono accorto di sapere e di non sapere. Ah, per questo tutti. Sapere di non sapere, cioè io mi sono accorto che ora che ho una discreta padronanza anche della nomenclatura e dei fiori alpini e anche montani, anche a livello di pianura, devo dire che credevo di sapere, invece mi sono accorto ogni giorno trovo qualche pianta nuova, per cui io mi accorgo che devo ancora studiare, ancora sapere e allargare sempre più il mio bagaglio. Guarda, mi viene in mente il direttore del giardino botanico di Berlino, Manfred Dietrich, che ha dato il nome alla Dietrichia, cioè alla famosa inula viscosa. Sì. Ha studiato molte piante, ma per anni si è dedicato soltanto a un esemplare. E un esemplare, che è appunto l'inula viscosa, ha portato via anni e anni di studio, e ancora lui stesso ammette di non sapere tutto di quella pianta. Le piante poi sul territorio sono veramente un numero incredibile, e le piante veicolano sistemi di vita, rapporto con gli animali, con le stagioni, e poi ci sarebbe tutto il mondo della medicina naturale, quindi le tradizioni, i gesti, gli usi, i costumi che gli uomini sul territorio hanno fatto delle piante, le piante viste anche come elementi della tessitura, pigmenti. In altre parole, la vegetazione è una porta che si apre su tantissime altre porte che si aprono su mondi infiniti. Una cosa però mi pare di poterla riconoscere: tutte le persone che hanno sviluppato questa sorta di poetico amore di ricerca verso le piante e i fiori sono delle persone che così facendo curano se stesse, curano la propria anima, perché la bellezza, la delicatezza, il saper cogliere certi dettagli, che è tipico del mondo, anche so che tu fotografi oppure usi la telecamera, sì, tant'è che hai anche un soprannome, no? Sì. Fellini, quindi immagino che... Capisci, no? Perfettamente ciò che sto dicendo. Chi è che coglie determinati dettagli nel mondo naturale? Chi ha un animo sensibile e poetico? Certo, certo, certo. E penso che anche questo faccia parte, in fondo, della medicina. Scorgere la bellezza delle cose. Certo, io ho capito, già lo capii quando feci un corso di agopuntura tantissimi anni fa, lo feci per hobby, mi sono diplomato in agopuntura anche se non ho mai esercitato, però mi fece piacere fare questo corso. E questo maestro ci diceva sempre che l'agopuntura va vista non come si vede la medicina orientale, il corpo umano diviso in tanti settori, tante specialistiche. Quello occidentale. Ci diceva sempre, ricordatevi, l'agopuntura considera nel suo complesso il corpo umano nel suo complesso. Quindi con l'agopuntura si deve curare tutto. Non si cura solo la dermatologia o la chirurgia o l'oftalmologia, si deve curare tutto, perché l'organismo va visto nel suo insieme. E questo cosa mi ha fatto capire? Mi ha fatto capire che la natura non è venuta, tutto quello che c'è nella natura non è lì per caso, tutto ha uno scopo, una cosa è abbinata a un'altra, una pianta, un fiore, e tutti ci dicono qualcosa, perché è tutto combinato, non è una cosa da sottovalutare. Questo me l'ha fatto capire, me l'ha fatto capire te, me l'ha fatto capire la grande passione che ho ora, e me lo fece capire a suo tempo anche questo maestro di agopuntura. Ma che bello! Sì, le cose che dici sono veramente da me condivise, e lo sai benissimo, in fondo è anche quella che oggi si chiama medicina olistica, no? Dal greco holos, che vuol dire proprio tutto l'insieme. Credo
che anche tu sarai d'accordo nel promulgare quello che spesso mi trovo a dire alle persone, in altre parole senza fanatismi e tenendo le piedi per terra, però sono abbastanza convinto ormai a questo punto della mia vita che se noi non ascoltiamo il dolore, se noi non ascoltiamo e non intercettiamo il valore che hanno le emozioni, una persona delusa dalla vita, frustrata, spesso scontenta, arrabbiata, una persona disattesa, nel corso della sua vita, se non trova il modo di espletare quelle cattive energie, queste poi saranno costrette a diventare un disturbo fisico, organico. In altre parole, mi sono spesso chiesto che cosa si nasconda dietro la ricorrente emicrania, la colite, la gastrite e forse anche patologie ben più serie. Forse nel mondo antico, quando la cura, la terapia non era soltanto mettere una toppa, una falla, ma era considerare l'uomo nel suo insieme, comprendendo anche il suo pensiero, le sue emozioni. Ippocrate, padre della medicina, ricordo che ci ha insegnato che una delle prime cose da fare di fronte alla persona ammalata era strapiantarla dall'ambiente dove si era ammalato. Lui poi li portava sull'isola di Kos, sotto un grande platano, e lì iniziava un iter terapeutico che però era fatto anche di elementi della terapia che oggi noi consideriamo moderni. Ti faccio un esempio: assistere a un'opera teatrale, una commedia e una tragedia. Oggi li chiamiamo probabilmente esperienze di Reverti, oppure le costellazioni familiari, ma lo si sapeva già al tempo dei greci antichi. Saper vedere le proprie frustrazioni sul palcoscenico, le interpretazioni della commedia e della tragedia, perché il paziente identificava il proprio dolore, lo vedeva rappresentato. E questo era terapeutico. E questo già di per sé, sì, è catartico, sì. Di per sé era già terapeutico. Vedete, sono dei discorsi che ci porterebbero molto lontano e ovviamente richiederebbero molto molto tempo, ma quello che cerco di dirvi è questo: ci si può occupare anche di queste cose che appaiono particolari con una grande serietà, con dedizione, ma come ci dimostra anche Giorgio Tofani, con molto studio, perché questi approcci devono essere costantemente studiati. Le piante, so che le studi, ho visto i tuoi appunti. Sì, ora mi dedico proprio interamente, il mio tempo libero lo dedico quasi esclusivamente alla botanica, all'erboristica, ai fiori, perché io sono sempre stato un grande appassionato di fiori, sì. Principalmente fiori di montagna, mi hanno sempre affascinato sia per la vivacità di colori, sia per l'armonia che trasmettono questi fiori alpini, tutti i fiori in genere, ma quelli alpini, siccome li vedo così isolati, lontano dal mondo, magari ambienti brulli. In ambienti brulli dove ci sono delle sassicaie, e a questo proposito devo dire che una volta ho visto una scena che mi ha commosso, e lo vorrei dire senza retorica, cari telespettatori, non mi prendete per scemo, ma il discorso è che io facevo una ferrata insieme a mio nipote Lotte Emanuele sulle Dolomiti di Brenta, la ferrata Sosat, me lo ricordo sempre, che collega un rifugio a un altro rifugio più in alto, a Limonta, dove tengono le bocchette centrali che sono delle ferrate eccezionali. E in questa ferrata Sosat, che era tutta sasso, a un certo momento io, girando un angolo, stavo facendo delle riprese, mi trovai di fronte una cosa che a me mi commosse, mi fermai incantato a vedere la bellezza di questo fiore, l'armonia che trasmetteva, e devo dire che in quel momento io mi sentii talmente piccolo e capì che c'è, deve essere per forza un essere superiore che domina e controlla il mondo, perché è impossibile vedere una bellezza di questo fiore che si chiama Rapunzolo di montagna, Rapunzolo di roccia, sì, o Physoplessis commosa, preciso, andatelo a vedere su internet, Physoplessis commosa, a me mi ha commosso, una campanulacea, una campanulacea, una pianta fantastica. E quello mi avvicinò proprio alla fede. Ognuno può credere in quello che vuole, però sia Gesù Cristo, sia Maometto, sia Buddha, sia quello che sia, ci deve essere per forza, capisci, di fronte a queste bellezze naturali, ci deve essere per forza un primo smovens dovuto proprio a un essere superiore. Perché la dimensione del sacro, ma anche la dimensione dell'armonia o di una legge che collega tutte queste creature viventi in ogni ambiente, in ogni natura,
si parla di vegetali, si parla di animali, si parla delle stesse montagne, delle fonti, lasciano dentro l'uomo sempre uno spazio alla grande domanda delle domande, no? Che cosa ci facciamo qui? Che senso ha questo viaggio? E probabilmente non ci sarà mai nessuno in grado di dare le risposte a queste domande, ma possiamo farci bastare una mezza risposta. Siamo qui per incamerare amore e bellezza e anche per saperlo ridistribuire. E il modo di distribuirlo può essere anche quello di promulgare la bellezza che i nostri occhi vedono attraverso le passioni che abbiamo, che invece di tenerle per noi accettiamo anche l'idea di una telecamera e di una conversazione dove mettiamo a disposizione anche i pareri e i colloqui di due persone che colgono alla propria maniera spunti di bellezza e di riflessione da fare sull'ambiente e sulla natura. Io l'ho sempre detto nei miei filmati, che a volte mi richiedevano molta fatica, perché abbiamo fatto diversi 3.003, 3.005, 3.004, oltre 3.000 ne abbiamo fatti tantissimi con mio nipote e un altro signore, che facevamo delle ferie estive e andavamo su in Dolomiti. E devo dire che ho capito che c'è, deve essere un grande amore verso la natura, un grande rispetto verso la natura, perché questo l'ho capito anche leggendo un libro bestseller, appunto, di Peter Halloway, mi sembra si chiami, La vita segreta degli altri, che mi ha rivoluzionato la vita veramente, ma ha fatto capire che ci deve essere un grande amore, un grande rispetto per la natura. Perché a proposito di quel libro, gli alberi, e vi invito a leggerlo, gli alberi hanno dei sentimenti, si parlano tra loro con delle reazioni chimiche, attraverso le radici, addirittura avvertono il pericolo quando un predatore, un brucatore va, per esempio il libro riporta la giraffa che va su una pianta nel deserto, nella savana, e a brucare questa pianta, la pianta immediatamente trasmette attraverso una serie di messaggi chimici, biochimici certo, attraverso le radici o attraverso segnali odorosi alle piante attigue, che sta per arrivare un pericolo. Allora la cosa entusiasmante, ma proprio affascinato, è che la giraffa ha capito questo meccanismo di autodifesa delle piante. Allora che fa? Bruca la prima e poi invece di andare alle prossime va magari dopo 100 metri, perché quelli non hanno avuto ancora il tempo di essere avvisati. No, un libro bellissimo, mi ha fatto capire che bisogna rispettarle. Infatti ora quando vado nel bosco non faccio mai come fanno tanti gratuitamente, prendono un ramoscello e lo spezzano. Mi sembra che sia una forma vigliacca, perché le piante hanno una sensibilità, un sentimento, e questo lo dimostra anche l'effetto Kirlian. L'effetto Kirlian, di questa aura che abbiamo, tutti gli esseri viventi hanno un'aura intorno a sé, compreso gli esseri vegetali, e questo effetto Kirlian, hanno fatto degli esperimenti dove delle persone si avvicinavano per fare o una carezza a una pianta e venivano registrate delle sensazioni della pianta, no? Attraverso degli impulsi elettrici o chimici. E invece se uno si avvicinava con una scicca per bruciare una foglia, con un paio di fogli per tagliare un ramoscello, la pianta aveva una reazione diversa rispetto a chi gli voleva bene. Quindi questo vuol dire che anche le piante hanno dei sentimenti, hanno un senso di dolore, un senso di piacere e un senso anche di amicizia tra loro. C'è proprio una reciproca. Stefano Mancuso, ad esempio, ce ne sta parlando da qualche anno. Io seguo spesso le sue conferenze e mi accorgo che in effetti è affascinante il mondo della vegetazione spiegato in questo modo. Certo. Hai perfettamente ragione. Una domanda che faccio spesso agli ospiti: sei più attratto dagli alberi o dalle erbacee? Io sono più attratto dalle erbacee. Dalle erbacee, sì, fiori in genere, ma proprio anche le erbacee senza fiori, diciamo. Però i fiori mi colpiscono particolarmente. E quindi ci siamo conosciuti in occasione della prima rassegna delle erbe che si tiene, anzi. Sì. Forse si terrà, ci doveva essere il 25 aprile, no? Appunto chiamata Selvaggia a Castelnuovo di Garfagnana, una vera e propria festa dedicata alle erbe selvatiche, spontanee, perché molto spesso nella testa della gente c'è al massimo l'idea di erbe da recuperare, che sono gli erbucci da mangiare, no? Quelli della fitoalimurgia, come si chiama oggi, ma si disconosce gran parte di quello che invece è il retroterra culturale fatto di
davvero migliaia di piante selvatiche e che spesso hanno avuto una vera e propria utilità nella cura delle famiglie, oltre che anche per essere mangiate. Ho notato, per esempio, negli anni che frequentemente in questa zona si usano parole diverse per definire erbe di ruolo diverso. Per esempio, con il termine erbi, con questa I plurale maschile, si intendono quelle che si mangiano, gli erbi, sì, gli erbucci, mentre la declinazione femminile, le erbe, ancora si riferisce a quelle medicinali. Ci sono poi delle piante che in effetti, mentre le si mangiano, ci curano anche, ma sono poche quelle che mantengono attive tutte le proprietà medicamentose una volta cotte. Molte piante, anche molto note, dovrebbero essere in effetti consumate crude. Ecco, tutte queste informazioni a Selvaggia, appunto questa rassegna delle erbe, si cercava di darle, probabilmente quando sarà possibile ripetere l'esperienza lo rifaremo. E ricordo adesso che per allestire quelle piramidi di legno dove mettevamo le piante cartellinate, si andava poi in giro per le montagne un giorno prima a scavarle con un pane di terra per essere collocate, e tu venisti ad aiutarmi. Precisamente. Con un gruppetto di persone. Se era la seconda o la terza edizione, venne anch'io a raccogliere queste piante il giorno prima e imparai diverse cose, devo dire, già quel lì. E poi, per esempio, imparai una cosa che non nasconderò più, a proposito della borragine. Sì, che ci dicesti che la borragine praticamente è una spugna, bisogna stare attenti dove si raccoglie perché può assorbire tanti veleni. E dicesti, però c'è questa, la Sempiton officinalis, la consolida maggiore, che è una sorella, che questa la puoi anche mangiare perché non assorbe tutti quei veleni come la borragine. Ecco, per dire, non mi ricordo questo particolare, sì, quel giorno. È una cosa che può scandalizzare le persone, a parte il fatto che ritengo che quelli che seguono questo canale ormai l'hanno sentito dire molte volte, ma insomma, ripetita iuvant. Certo. Allora diciamo questo, la voragine, che poi noi la chiamiamo declinata in questo modo, ma in italiano sarebbe borragine, due R e una G. Qui in Toscana si usa invece variare. Ecco, comunque tutti conosciamo la borragine, è una pianta capostipite, appartiene alla famiglia delle borraginacee ed è una pianta che tutti quanti noi abbiamo mangiato perché tradizionalmente sta negli erbazzoni, nelle torte d'erbe, nei ripieni e soprattutto nelle zuppe. Pensa che la borragine, la prima volta che la troviamo citata in un testo, è nel racconto della vita quotidiana degli Etruschi, che utilizzano una zuppa di cereali e legumi dove all'interno si mette questa pianta riconosciuta essere la borragine. Borragine officinalis, già la declinazione officinalis ci dice che ha una tradizione d'uso e di impiego medico. Officine erano i laboratori dove venivano trasformate le piante, quindi quando trovate una pianta declinata in quel modo significa che ha una tradizione d'uso in campo medico. Bene. È una pianta che si trova nelle liste delle essenze botaniche considerate cancerogene. E qui uno può saltare via dalla sedia perché l'abbiamo sempre mangiata questa pianta. Ma in effetti si riferisce, e lui ha ragione citandola, all'abitudine che questa pianta ha, essendo una pioniera, quindi una pianta che si prende cura di un pezzo di terra andandolo a purificare dagli eventuali inquinanti, che non necessariamente sono inquinanti promossi dall'uomo, possono anche essere degli eventi naturali che hanno reso una falda, per esempio, ricca di un minerale che viene giù da cave, taglio o altre cose che ci possono essere nelle acque o nelle fanghiglie. Allora, questa pianta assorbe lentamente tutti questi inquinanti, rendendo il terreno adatto per l'arrivo di piante più sofisticate, come le rosacee o le leguminose, che arrivano in un secondo momento. Se noi non siamo perciò certi della salubrità del terreno quando raccogliamo la borragine, potrebbe essere piena di inquinanti e questo è pericoloso per la nostra salute. Infatti, se ci fate caso, la borragine cresce rigogliosa anche su un mucchio di calcinacce, di risulta. La pianta che invece citava lui, la consolida, cioè Sinfitum officinale, sempre delle borraginacee, fa questo fiorellino giallo luteo smorto, cresce sul bordo del torrente e quella è sempre salubre e forse addirittura più buona della prima. Sì. Grazie di averlo ricordato. E a proposito della borragine, proprio questi giorni, ora che sto studiando le famiglie, perché prima mi sono interessato al nome dei fiori, poi al nome volgare, poi al nome scientifico che ha dato Linneo. E ora mi sto perfezionando nelle famiglie, perché mi hai sempre detto che le famiglie sono una cosa basilare, anche per poter descrivere poi eventualmente la pianta, quando qualcuno ti chiede vuoi specificare una pianta,
dalla famiglia ricavi tante cose, no? A questo punto ho notato che una cosa che mi ha stupito, che a parte lei più un volgare, lei viperina, che fa parte delle borragionacee, ma una che non me l'aspettavo davvero, e che è una pianta bellissima, che ho visto sulle Acuane per la prima volta, alla finestra Vandelli, al rifugio Conti, l'erba perla azzurra molchia su frutticosa. Certo. Ho visto anche quella delle borragine, sì, con grande stupore. Fiore tubolare, sì, bellissima, blu, una volta violaceo, una delle piante più belle tra l'altro. Bella, bellissima. Però se noi ci facciamo caso, all'interno della famiglia delle boraginacee, di piante con il fiore tubolare ce ne sono altre, per esempio l'onosma, il cerinte major, ci vanno dentro le api minimellifere, e hanno un fiore tubolare come la morchia su frutticosa. Che bella questa pianta, sulla via Vandelli. Sì, l'ho vista, proprio è endemica proprio della piazzola lì, della via, in cima alla via Vandelli c'è questa finestra Vandelli, dove poi con altri 100 metri orizzontali si arriva al rifugio Conti, città di Massa. Sì, e ci sono tantissimi cerchi, l'ho visto per la prima volta lì, poi l'ho rivisti sul Corchia, mentre salivo sul Corchia, e poi con grande sorpresa questi giorni dalle mie parti, mentre andavo a fare una visita a caso di Vanni e Luca, sì, su una curva che c'è un terriccio particolare, si vede, ho visto tanti cesti di questa erba perla. C'è anche attaccata a Grotta Longa di Camaiore. Ma credevo che fosse cime più, zone più alte, invece no, sono anche un po' di basse. Sì, diciamo, allora io non so Casoli lì di Bagni di quanto è. A 300 metri. Quindi è molto basso, invece Grotta Longa siamo sui 750. Quindi. Infatti mi ha stupito, io non l'avevo vista così in zone basse. Eh sì, anche quella è una pianta che avrebbe delle applicazioni medicinali, che non dico, perché essendo una pianta rara e preziosa non voglio generare nelle persone l'idea di andare a smantellarla, perché ci sono delle piante che si possono anche raccogliere in grandi quantità, ma ci sono delle piante che le dobbiamo lasciare lì ai nostri figli e ai nostri nipoti perché ne possano ammirare la bellezza, e allora non do le indicazioni, io sono fatto anche così. Ma io di solito anche quando faccio le riprese sui fiori non ho mai colto un petalo o un fiore, l'ho sempre rispettato, perché ho sempre detto, io lo riprendo e vedo la bellezza che trovo in questo momento. Giusto. Dietro di me ci potrebbe essere qualcun altro che può avere il piacere come me di vedere questo fiore. Se io lo calpesto, lo sciupo o lo deturpo, logicamente sciupo qualcosa, no? Esattamente, è una sensibilità che evidentemente hai maturato nel tempo o è tua dalle origini. Sì, sì, ma io ho sempre avuto questa sensibilità, per me è veramente profonda, perché anche quando faccio filmati in alta quota e faccio delle riprese paesaggistiche, non solo floreali, io lo faccio non solo per me, non solo lo faccio egoisticamente, lo faccio proprio per poterlo fare vedere a quelle persone, faccio poi un dischetto, un film, a quelle persone o meno mate o disabili che non avranno mai il piacere come me di poterle vedere in diretta. E quindi i miei filmati hanno anche lo scopo divulgativo per chi non potrà mai andare a 3500 metri. È una bellissima cosa quella che hai detto. E alla fine, al di là della sensibilità spiccata che è evidente, c'è anche un discorso da fare. Io ho sempre pensato che la vera conoscenza, quindi la conoscenza con la C maiuscola, è sempre solo quella che si propaga, che si regala, che si distribuisce. Se no è un nozionismo da salotto, certo, che serve solo per riempire la testa di intellettualoidi. La vera conoscenza è quella che si rilascia nel circolo, certo, si dà anche agli altri. Certo. E poi, guardate, perché si scrive, perché si compone musica, perché facciamo tutto quello che facciamo in campo intellettuale o artistico? Perché non riusciamo a contenere all'interno della nostra anima, solo per noi, qualcosa che vogliamo gridare agli altri, e che è anche un veicolo e un mezzo per parlare di noi, della nostra esperienza, del nostro essere. Io credo che quando uno ha acquisito determinate esperienze sia utile, anche proprio necessario, trasmetterle agli altri. A questo proposito, io dico, come medico, nella classe medica c'è sempre stata questa riservatezza, cioè a volte si fanno anche delle scoperte sui medicinali empiricamente, così a caso, no? E io quando ho fatto qualche scoperta provando dei farmaci su delle persone e mi hanno dato determinate risposte, e ho capito che era una cosa importante, l'ho sempre trasmessa ai miei colleghi. Viceversa, tanti colleghi se tengono per sé, perché credo, dice, ora quando mi capita io ci faccio quella figura, invece no, è bene trasmettere anche agli altri quello che tu sai, no? Sono perfettamente. È anche il piacere di trasmettere. Io ho proprio il piacere, come te,
e a volte io vedo che te ti trasformi, c'è un entusiasmo, ma trasmetti questa voglia di sapere, questa fame di sapere, di conoscenza, la trasmetti agli altri, come me l'hai trasmessa a me, la trasmetti anche agli altri, perché ora c'hai migliaia di persone che ti seguono e quindi vuol dire che tu ci credi, ma c'hai anche il gusto di trasmetterlo. Ti ringrazio per queste parole. È la verità. Io diciamo questo, che ho cominciato molto presto e non mi accorgo neanche più, nel senso che ero un bambino quando mettevo insieme i compagni di classe per parlare di certe cose. È tutta la vita che sono così. Ma non so se è una questione speciale. Io sono così e sono sempre stato così. Però ti posso dire che ogni volta che cerco di dare qualcosa agli altri in questo campo e mi accorgo che dall'altra parte c'è proprio un accrescimento, un movimento dell'anima, io ne ricevo una grande soddisfazione. Certo. È inutile negarlo. Sì, è vero. Bene, allora noi praticamente ci conosciamo da un bel po', condividiamo questa passione. Adesso tu non eserciti più la professione. No, io sono in pensione da 8 anni. Però continuo a fare qualche piccolo lavoro, prelievi a domicilio agli anziani. Il medico resta un medico, sì, dai. No, anche per tenermi sempre un po' aggiornato, no? Ricevo ancora degli informatori in via privata, voglio essere aggiornato, perché io trovo inconcepibile che un medico anche in pensione, e siamo continuamente nella società, si possa trovare di fronte all'emergenza e magari non è più aggiornato. Faccio per dire, un massaggio cardiaco, può succedere, ti trovi in un cinema, ti trovi in un supermercato, qualcuno casca per terra, e te medico, dico, io mi sentirei un verme se non sapessi, fosse aggiornato, non sapessi fare un massaggio cardiaco, no? Quindi cerco di tenermi aggiornato anche per essere utile sempre, finché camperò. Una cosa molto, molto nobile. Allora, a questo punto, cari amici, noi facciamo una pausa, prendiamo un caffè e poi torniamo con una conversazione che sarà ancora più orientata, naturalmente, verso il mondo delle erbe.